Buona serata a tutti, siamo numerosi anche quest'anno. In particolare un saluto cordiale e conoscente al Cardinale Angelo Scola, Vescovo di Milano, conosciuto da tutti e stimato da tutti. Un saluto anche al nostro Vescovo Roberto, con il quale ci intratterremo per tutte e tre queste serate. Nella cartella che vi è stata consegnata vorrei richiamare l'attenzione soprattutto sulla guida formativa, ci sono anche altre proposte da Castelvolfreddo, l'Azione Cattolica, che potete considerare, ma in particolare la guida formativa, perché è una delle scelte fondamentali che ci accompagnano da anni e in questa guida si vuole dare organizzazione a quanto già si faceva, semplicemente mettendo in ordine e dando un criterio di priorità e di secondo il servizio da rendere a tutte le nostre comunità parrocchiali, a qualsiasi livello del loro cammino si trovino. Troverete anche a pagina 20 e 21 l'itinerario formativo che ci accompagnerà come diocesi durante questo anno. Tre tappe che però vogliono essere tappe significative sia come metodo che come contenuto. Uno sguardo al contesto nel quale stiamo vivendo. Dopo alcuni anni di riflessione sulla vita delle nostre comunità cristiane e sulla loro missione, possiamo ricordare i titoli delle ultime 5 settimane, in particolare dall'Opera Bella all'ultima, vide una grande folla e si commosse per loro, dalla liturgia alla missione. Dopo la visita che il nostro Vescovo Roberto ha fatto a tutte le nostre comunità parrocchiali, anche quelle piccole, dopo la riorganizzazione in unità pastorali del nostro territorio, il Vescovo sta proponendoci di riflettere sull'esperienza del Sinodo. In questi anni ci siamo già preparati, facendo esperienze secondo modalità nuove di lavoro, aperte alla consultazione delle parrocchie, alla partecipazione dei consigli pastorali e di tutti quanti avessero possibilità di dare una loro opinione, valorizzando ministeri e carismi radicati nel nostro battesimo, studiando con l'aiuto di esperti prospettive nuove per la nostra vita di Chiesa. Però siamo consapevoli, anche se noi come Chiesa siamo un po' cambiati, che il processo di cambiamento che investe la società è andato molto più veloce di noi. Un mondo sempre più individualista, l'emergere di una cultura mediatica, informatica e globalizzata, l'impoverimento dei significati di simboli, perdita di rilevanza culturale e pubblica delle nostre comunità cristiane, fatica del dialogo con interlocutori che spesso si presentano loro stessi frammentati, insensibilità verso la fede e lo stesso cambiamento che ci è provocato dal pluralismo religioso che si affaccia sempre più nella nostra realtà. Tutto questo ci spinge a porre domande più profonde alla nostra vocazione cristiana. Ora forse ci sentiamo in grado e in dovere di camminare verso un'esperienza ecclesiale importante, impegnativa come quella sinodale, appunto per discernere insieme il futuro della nostra missione. Avremo un anno di tempo per educarci e per formare piccoli gruppi e piccoli luoghi sinodali. La nostra è una piccola diocesi e per questo speriamo sia possibile ascoltare anche i lontani dall'esperienza cristiana diretta. Già quest'anno infatti sarà importante perché il modo di lavorare sia coerente con le sensibilità che vorrà educare. Il sinodo non sarà per una elite, ma per un popolo intero, al cui interno trovano posto anche amici, fratelli e sorelle più distanti, senz'altro i poveri. Abbiamo chiesto a Sua Eminenza di aiutarci a partire.
Lascio la parola al nostro Vescovo, perché per amicizia e conoscenza è legato a Sua Eminenza il Cardinal Scola, che potrà introdurci la sua presenza. L'amicizia e la conoscenza sono antiche, quindi vuol dire che noi non abbiamo proprio più l'età dei giovanotti, però ci siamo qui ancora ben potenti, ben forti. Sara, siamo in streaming noi? Senza grilli per la testa, però siamo in streaming. Ma guarda, quindi vuol dire che riusciamo anche a farci sentire da coloro che non potendo essere qua, però ci siamo e siamo qui proprio per in questi giorni, ma per aprire un percorso. Allora io vorrei solo presentarvi la figura conosciuta, ma per quello che almeno è necessario conoscere anche di lui. Come uomo è nato nella parte della terra migliore del mondo. Ed ecco, per caso è capitato anche a me di esserci, è per quello che è quella parte della terra lì. Però lui c'era prima di me, evidentemente. È nato in questo splendido paesaggio, una famiglia normale, un fratello che è anche molto giovane, mentre papà e la mamma sono campati di sufficienza. Ha vissuto la sua giovinezza appunto nello studio, studiando a Lecco, poi studiando all'università, in Azione Cattolica prima, in Gioventù Studentesca poi, e poi in CIE. Questo è l'uomo, il resto lo vedete qua. L'uomo di chiesa, è diventato sacerdote nel 70, vescovo a Grosseto nel 91, con un'attenzione particolare già da allora alla scuola, all'educazione, rettore della Pontificia Università Lateranense nel 95 e preside insieme dell'Istituto Giovanni Paolo II sul matrimonio e la famiglia. Nel 2002 diventa patriarca di Venezia, cardinale nel 2003, arcivescovo di Milano nel 2011, dopo quella esperienza magnifica di Papa Benedetto con l'incontro internazionale con tutte le famiglie. E qui noi siamo arrivati alla terremota. Abbiamo avuto dal Papa e da lui un grande aiuto. Io lo ringrazio proprio qui perché tante delle parrocchie che si sono gemellate con le nostre sono della diocesi di Milano, credo la maggior parte, perché l'arcivescovo ha spinto proprio su questo fronte e noi abbiamo trovato, al di là dell'aiuto materiale che è sempre necessario, anche se sproporzionato i bisogni, ma abbiamo trovato una fraternità che ci ha dato anche maggiormente speranza. Ci sono dei legami che continuano ad essere mantenuti. E poi l'uomo di cultura, dottore in filosofia e in teologia, tra i fondatori della rivista Comunio, che ha un po' di attenzione su questo, una grande rivista, riorganizzatore della, e poi ha internazionalizzato ancora di più la Pontificia Università Lateranense. Quando è stato a Venezia ha fondato lo studio generale Marciano, delle linee di studio ben precise, la facoltà teologica del Trivento e la fondazione internazionale Oasis, che mi pare adesso sia a Milano, anche a Milano. E poi vi devo dire appunto quello che a me interessa anche di più, cioè l'amico, che ho scoperto tanti anni fa e che quale io sono ben orgoglioso di questa amicizia, proprio perché questa amicizia ha dato tanto a me, nel senso della conoscenza, nel senso della visione, nel senso appunto dell'impegno pastorale, nel quale evidentemente lui è un maestro. E lo ringrazio anche perché questa mattina a Milano si è aperta come al solito nella festa della Madonna, della Natività della Madonna, doveva essere ieri, però evidentemente essendo domenica a Milano nessuna festa viene prima della domenica, è stata celebrata oggi e oggi ha anche proposto a tutta la diocesi la lettera pastorale che ci ha omaggiato, il campo e il mondo, che è un'offerta a tutte le donne e gli uomini di buona volontà come strumento di riflessione sul senso, cioè il significato e la direzione della propria vita. Vuole essere un'offerta di dialogo tra il Vescovo e tutti gli abitanti della metropoli ambrosiana che lo desiderano. E per questo lo ringraziamo, perché
anche a Lui chiediamo proprio di aiutarci a metterci su questo cammino di sinodo, cioè un cammino insieme nel quale la parola di Dio, come avete visto, è qui al centro e le nostre parole che derivano da questa cercano, si sforzano di ripetere e di riprodurre l'amore che il Signore ha per noi. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Abbiamo già assistito a un elogio funebre, presente cadavere, e quindi possiamo addentrarci con distacco e tranquillità nel nostro lavoro, no? A parte la battuta, ho accettato molto molto volentieri questo invito, prima di tutto perché non vedevo Mantova da 40 anni. In secondo luogo per la grande amicizia con Don Roberto, e di cui lui ha già parlato e di cui gli sono molto molto grato, e poi anche per il lavoro comune, l'amicizia con Sua Eccellenza Monsignor Regini, cui abbiamo avuto occasione di lavorare nell'ambito della Conferenza Episcopale, ma anche e soprattutto per la grande prova a cui siete stati sottoposti e che, come ho saputo anche poco fa a cena, tutt'altro che risolto, ma bisogno ancora di grande sostegno, di grande aiuto, perché soprattutto, ma non prima gli uomini, ma poi anche recuperare le chiese, gli edifici principali è un segno grande di civiltà. Quindi queste sono le ragioni che mi hanno condotto qui di buon grado, in maniera contenta e anche commossa. Voi avete in mano un indice molto sintetico di quello che io dirò, è nella vostra cartellina, può essere di aiuto per alleggerire un poco il peso dell'ascolto, stante il grande caldo e stante anche, diciamo, il fatto che taluni passaggi non sono, non saranno proprio di immediata e facile comprensione, quindi un indice può essere d'aiuto. Poi io lascerò nei prossimi giorni tutto il testo che ho preparato, che è molto più lungo di quello che leggerò, perché ho preferito contenere l'esposizione e dare spazio a due o tre domande dopo, perché è importante per me, per tutti noi, recepire se siamo riusciti, se uno è riuscito a comunicare quel che gli interessava dire. Certo, come la vostra presenza così numerosa documenta e testimonia, questa grande tradizione ormai questa settimana, che si colloca nell'ottica dello spirito e nella prospettiva del sinodo, già dice ciò che vi ha portato qui è anche la modalità del vostro ascolto, perché uno degli inconvenienti della nostra cultura contemporanea è che non ci ascoltiamo più. Ognuno ha già dentro le sue convinzioni e l'ascolto è spesso depotenziato e falsificato dal fatto che uno trattiene quello che sa di già. Se sente qualche cosa non ha mai sentito, allora diventa subito una cosa difficile da cui si estranea, eccetera. Ma io sono certo che voi avrete la pazienza dell'ascolto e verrete incontro al mio dire. Allora, il primo punto che voglio sottolineare l'ho chiamato la sinodalità della Chiesa, dal momento che il Vescovo Roberto ha già preso la decisione del sinodo. Da dove possiamo cominciare una riflessione sulla sinodalità? Nella Chiesa di oggi, nella Chiesa di Mantova, che vive però in unità profonda, stante la globalizzazione e la nuova rete con tutte le Chiese del mondo. E anzitutto conviene ricordare, anche se l'avrete già fatto, il significato proprio della parola sinodo. Ce l'ha ricordato, tra gli altri,
Benedetto XVI all'inizio dell'ultima assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione. Ha detto: Synodos vuol dire cammino comune in greco, essere in cammino comune. E così, disse il Papa, la parola Synodos mi fa pensare al famoso cammino del Signore con i due discepoli di Gerusalemme. Già perde il carattere strutturale, organizzativo, e assume già un carattere di relazione, di rapporto. La Chiesa, cioè il popolo di Dio generato nella storia dal dono che la Trinità ha voluto fare di sé agli uomini, si esprime sempre a tutti i suoi livelli come comunio, come comunione. Il soggetto Chiesa, infatti, avviene, non lo costruiamo noi, secondo tutta la ricchezza della comunione. Questo riferimento alla comunio, da cui deriva il cammino comune, ci permette immediatamente di riconoscere un dato, che quando parliamo di sinodo, di sinodalità, non ci riferiamo in prima battuta a strumenti, a organi di gestione, a votazioni, tutto questo è necessario, ma vogliamo riferirci al cammino, appunto, odos vuol dire cammino in greco, che tutti insieme, come testimoniate questa sera, essendo qui convenuti dalla vostra casa in una serata ancora pienamente estiva, siamo chiamati tutti insieme a compiere. In questo senso la sinodalità è sempre attuale, è una dimensione normale della vita della Chiesa, perché è il metodo permanente con cui la Chiesa cresce. Non c'è momento storico in cui la Chiesa non sia un popolo in cammino, una comunione di pellegrini sempre storicamente situata, cosa difficile talora, di pellegrini verso la patria celeste. Quindi questa è una prima precisazione. Un secondo punto, un pochino più articolato, l'ho intitolato La precedenza di Dio. Si potrebbe anche dire, sono stato indeciso, l'imponenza di Dio, che oggi è spesso trascurato. Ora, qual è l'origine del sinodo? Qual è l'origine di questo popolo di Dio in cammino? La risposta limpida ed esauriente ce la offre ancora una volta Benedetto XVI nell'intervento che ho già citato. Ha detto in quell'occasione il Papa: noi non possiamo fare la Chiesa, noi non possiamo fare la Chiesa, possiamo solo far conoscere quanto ha fatto Lui, lo Spirito del Risorto, quanto sta facendo ora lo Spirito del Risorto. La Chiesa non comincia con il fare nostro, ma con il fare e il parlare di Dio. In questa affermazione stanno tutti i criteri fondamentali per comprendere la sinodalità ecclesiale, il sinodo. Esso non nasce ultimamente da un'iniziativa nostra, ma dall'iniziativa di Dio. Per meglio comprendere come si può quindi realizzare questo cammino comune, sinodale, proviamo a considerare un istante come Gesù stesso lo ha realizzato nella sua vita terrena. Una prima testimonianza del metodo sinodale, anche la parola metodo ha dentro la parola via, sulla via, seguito da Gesù con i primi, la troviamo nel Vangelo di Giovanni, in un passo ben conosciuto da tutti. Giovanni 1:35-42. Soffermiamoci un istante su alcuni particolari dell'episodio narrati dall'Evangelista, senza trascurare il contesto. Giovanni 1:29-51, rimettiamoci allo specifico, Giovanni 1:35-39. La scena sul piccolo
piccolo fiume del Giordano, il Battista sta battezzando insieme ai suoi discepoli, come è suo costume, il giorno dopo aver dato testimonianza pubblica che Gesù è l'agnello di Dio. Il giorno dopo è un'espressione che ricorre ben tre volte in pochi versetti e radica quindi la sequenza dei fatti nella trama concreta del tempo storico in cui sono avvenuti. Allora, vede passare Gesù dall'altra riva, Battista, e dice ai suoi, ecco l'agnello di Dio. Sentendolo parlare così, i due, Andrea e Giovanni, probabilmente già incuriositi dagli avvenimenti che erano accaduti nei giorni precedenti, lasciano il Battista e prendono a seguire Gesù. Immaginiamo la scena. Gesù si volta di colpo e rivolge loro una domanda bruciante. Chi cercate? È la domanda che è rivolta a noi adesso. Perché siete qui? Chi cercate? Andrea e Giovanni rispondono con un'altra domanda, la stessa che a ben vedere abbiamo anche noi nel cuore stasera. Maestro, dove abiti? Vogliamo diventare tuoi amici? Vogliamo essere familiari tuoi? La risposta è semplicissima. Qui c'è tutto il dinamismo della vita cristiana, della missione cristiana. Venite, vedrete. Andarono, videro, stettero con lui e con precisione minuziosa l'evangelista annota l'ora del congedo. Erano circa le 4 del pomeriggio. Fatti, amici, una trama di fatti. Ecco il cristianesimo radicato nella storia. Ecco il cristianesimo non spiritualismo disincarnato. Cristianesimo che è figlio dello spirito del figlio di Dio incarnato. Allora, in questo incontro dei primi con Gesù ha inizio una familiarità effettiva con Cristo. Essa è nata dalla concreta risposta all'invito di Gesù, dall'aver visto, dall'essere rimasti con Lui, dall'abitare con Lui, come avverrà dopo. Come per Andrea e per Giovanni, anche per noi la familiarità con Cristo avviene nel tessuto quotidiano dei rapporti e delle circostanze che costituiscono la nostra esistenza. La realtà è una trama di circostanze e di rapporti. Proprio all'interno di questo tessuto nasce e fiorisce l'amicizia cristiana che si esprime permanentemente come cammino comune. Papa Francesco ha descritto questo dinamismo, questa modalità con cui avviene l'incontro con Cristo, ha usato un'espressione bellissima, cultura dell'incontro, mostrando proprio come la fede, nella Lumen Fidei, al numero 4, illumini appunto Lumen, il cammino della vita. Cito, la fede nasce nell'incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela il suo amore, un amore che ci precede, ecco il titolo del paragrafo, la precedenza di Dio, che ci precede sempre e su cui possiamo poggiare per essere saldi e costruire la nostra vita. Continua il Papa, trasformati da questo amore riceviamo occhi nuovi, sperimentiamo che in esso c'è una grande promessa di pienezza, se no non saremmo qui, e si apre a noi lo sguardo del futuro. La fede che riceviamo da Dio come dono soprannaturale appare come luce per la strada, luce che orienta il nostro cammino nel tempo. Così deve essere il sinodo dopo la visita pastorale. Ma come può essere alimentato quotidianamente questo cammino? Questa è la sfida. La sfida del cristiano è la realtà, perciò è il quotidiano. San Paolo, nella lettera ai Romani, risponde chiarendo
quale sia il rapporto con la realtà dell'uomo che ha incontrato Gesù. Romani 12, 1, 2. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi. Il corpo è l'espressione di tutto io, perché il corpo è il sacramento di tutta la persona, come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere. Ecco il verbo che compare: discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Il nuovo radicale culto cristiano è quindi individuato, è un culto totale, offerta di sé, del corpo, non è solo un rito. E è un culto, ad un tempo dicono le nostre tradizioni spirituali, ma bisognerebbe tradurre meglio quel logiche latreo, questo culto logico. E l'esegeta Penna ha trovato, secondo me, una traduzione più stretta e geniale. Ha tradotto quello spirituale con umanamente conveniente. Il culto nuovo, che riguarda tutta la vita cristiana, è umanamente conveniente, morale e mistico. Esprime la familiarità con Cristo, vissuta dall'interno di tutti i rapporti e di tutte le circostanze che tramano la vita dell'uomo. Da questo culto integrale, che non è riducibile al rito pur decisivo e neppure alla preghiera pur decisiva, emerge come espressione di vita rinnovata la giusta prospettiva in cui si situa il cammino comune di noi cristiani. Sua radice nel sacramento e nella preghiera, ma si espande in tutta la vita. Dopo Cristo il sacro non è più racchiuso nel Tempio, ma il Tempio è il punto sorgivo, perché il sacro deve investire tutto il cosmo. Da quando la croce di Cristo è stata piantata sul Calvario, noi assistiamo a un fatto incredibile, che in una sola persona, in Cristo Gesù, è concentrato il sacerdote, la vittima e l'altare. Tutto il cosmo viene dalla croce piantata, rinnovato, e diventa l'altare dell'opera salvifica di Gesù. Quindi possiamo chiamare questo cammino comune, facendo appunto riferimento al verbo che Paolo usa, discernimento ecclesiale. Attenti bene, quando dico discernimento ecclesiale e lo paragono al cammino comune, già strappo questa parola discernimento dal rischio dell'intellettualismo, come se il discernimento fosse una pura operazione mentale. Implica anche il giudizio, ecco che è esplicitato il secondo punto, ma non è solo quello. Allora, lo possiamo chiamare discernimento ecclesiale, che implica un giudizio comune. Vi faccio una precisazione che è molto importante, perché altrimenti il titolo può sembrare un pochino difficile da comprendere: discernimento ecclesiale e giudizio di comunione. Non bastava dire discernimento, perché ho voluto esplicitare anche il tema del giudizio, perché questi due elementi sono inseparabili. Quindi in un certo senso si può dire giudizio e si può dire discernimento, però è importante, come vedremo anche poco più avanti, esplicitare come stanno in rapporto questi due aspetti di questo unico atteggiamento vitale di comunione. Perché
Il discernimento ecclesiale è propriamente parlando l'esito della vita e del giudizio di comunione. È importante notare che questi due fattori, come dice Paolo, implicano il non conformarsi alla mentalità di questo mondo, ma implicano il rinnovarsi della mentalità. Quindi sinodalità, cammino comune, questo cammino comune conduce attraverso il giudizio di comunione al discernimento. Un sinodo ha come scopo esattamente questo, cogliere la realtà della vita ecclesiale nella storia, nella geografia degli uomini che qui abitano e cercare, per quanto è possibile, con l'aiuto dello Spirito Santo, di rinnovare la nostra mentalità per poter testimoniare in maniera più semplice, sobria e essenziale il grande avvenimento di Gesù incarnato, che ha vissuto in mezzo ai suoi, che ha patito, che è morto per noi, che è apparso, che è risorto. Tutta questa sequenza va tenuta insieme nella logica, cioè nel valore profondo della incarnazione, che è la rivelazione della Trinità. Allora questa preziosa indicazione paolina ci permette di scartare subito un'idea di discernimento ecclesiale, di giudizio di comunione, che li identifico con una operazione intellettuale compiuta dal singolo, magari con l'aiuto di un esperto in materia. Questo discernimento, il discernimento e il giudizio, che sono l'espressione di questo culto, di questa offerta totale di sé, fatta nel quotidiano a tutti quanti gli uomini, sono invece una manifestazione dell'esperienza integrale del cristiano, che si dà sempre e solo come esperienza ad un tempo personale e comunitaria, quindi ecclesiale e perciò sinodale. Allora facciamo il terzo passo: il discernimento ecclesiale e il giudizio di comunione come esperienza personale e comunitaria nello stesso tempo. Anzitutto, il discernimento ecclesiale e il giudizio di comunione sono sempre il frutto prezioso dell'esperienza ecclesiale in atto. Inoltre, parlare di discernimento ecclesiale e di giudizio di comunione come espressione di un'esperienza comunitaria implica interrogarci su tre aspetti: quale sia il soggetto di questa esperienza e quindi del discernimento e del giudizio, quale sia il contenuto e quale sia il metodo. Voglio dire una parola, lo vedete nel resto dell'indice, su tutti e tre questi aspetti prima di una conclusione. Però prima di fare questo triplice passo, cioè indagare un attimo metodo, soggetto e contenuto del discernimento ecclesiale, del giudizio di comunione, occorre fare una precisazione. Cosa si intende dire quando si parla, soprattutto quando si mette in campo, l'esperienza ecclesiale? Non è necessario proporre in questa sede un percorso analitico di natura ecclesiologica, ma basta riflettere con attenzione sulla natura del gesto che stiamo compiendo qui ed ora e che introduce questa bella settimana di lavoro e di intrecciate e diversificate manifestazioni. Allora consideriamo il nostro essere qui uniti. Questo è possibile perché cosa? In forza di che cosa? Perché senza soluzione di continuità, è una cosa su cui riflettiamo troppo poco e non la facciamo capire ai nostri bambini durante l'iniziazione cristiana, non la facciamo capire neanche ai nostri adulti. Cioè, senza soluzione, è possibile essere qui. Io sono qui con voi questa sera. Perché senza soluzione di continuità, l'amicizia che Gesù Cristo ha annodato intorno a sé quel pomeriggio a partire da Andrea e da Giovanni si è propagata fisicamente
senza interruzione nel tempo e nello spazio ed è arrivata fino a noi. C'è un antefatto storico concreto, fisico, come voi potete ritornare in Gonzaga e risolvere la querela se il vescovo c'era già nell'800 o se è venuto nel 900, visto che questa è una querela mantovana. Si può, per quanto riguarda il cristianesimo, risalire fino al rapporto fisico, reale, storico di Gesù con i suoi, senza soluzione di continuità. È una cosa impressionante, è per me il vero motivo di credibilità della Chiesa. È credibile per questo dato. Allora, uomini e popoli diversi, di diverse culture, di diverse etnie, di diverse civiltà, in tempi diversi, in luoghi diversi da 2000 anni ininterrottamente aderiscono per la grazia dello Spirito all'evento di Gesù Cristo. E la parola evento non è identica all'avvenimento, perché l'evento situa l'avvenimento nell'oggi. L'avvenimento accadde, ma le e vengo fuori da quell'avvenimento, si riproduce costantemente l'evento. Questa è l'Eucaristia, eh? E dicevo, aderiscono all'evento di Cristo e lo ripropongono alla libertà dei loro contemporanei. La fede quindi si tramanda in questo modo da esperienza a esperienza. Chiaro che è esperienza integrale dell'io, quindi sono tutte le componenti dell'io, da quelle profonde, inconsce, fino a quelle intellettuali più elevate, ma tutte è esperienza. Si tratta di un fatto semplice. Noi siamo diventati cristiani per la maggior parte in maniera molto semplice, attraverso il battesimo ricevuto da piccoli, però nello stesso tempo sconvolgente, che non ha uguali nella storia dell'umanità e che dice bene che cosa sia, o meglio chi sia la Chiesa. Chiesa, esperienza ecclesiale, discernimento, giudizio. Considerando la persona, la vita e le opere del Nazareno, l'esperienza cristiana può essere alla fine definita nel modo seguente. È una sintesi che ho fatto un pochino difficile, però l'evento di Gesù Cristo morto e risorto, questa è l'esperienza cristiana, è l'evento di Gesù Cristo morto e risorto che si rende presente oggi nella Chiesa e attraverso la Chiesa, nella storia, a uomini sempre situati storicamente, con la loro imprevedibile libertà e con la loro inevitabile appartenenza a famiglie, a culture, a tradizioni, a popoli. Questa Chiesa implica contemporaneamente, questa esperienza cristiana implica contemporaneamente la libertà di Dio e la libertà del credente con la sua storia personale e comunitaria. Allora, se noi la concepiamo così, la realtà della Chiesa viene liberata da ogni astrazione, non viene trattata come una cosa, io sto fuori, la giudico come tutti fanno il giorno d'oggi, sbaglia il prete, allora giù, pagine e pagine di giornali. Noi stessi vediamo i limiti magari dei vescovi, di chi guida o dei nostri fratelli, siamo sempre lì come se fossimo esterni a questa realtà e la giudicassimo come una cosa. No, bisogna liberarla da ogni astrazione, perché essa si impone come un fatto che mi avviene. Ti è capitato questo dono? Ma poi ho detto di sì. Avviene, advegno, viene al mio incontro. La Chiesa di Mantova viene questa sera al tuo incontro. Avviene per te, non viene anzitutto da te. Il fatto cristiano, storicamente sempre ben identificabile, vive quindi nell'evento della Chiesa. Quindi il dinamismo profondamente unitario di evento, di libertà, libertà di una mia libertà, di storia, che identifica nello stesso tempo la genesi della comunità intorno a Gesù e il suo permanere nel tempo, individua in concreto
la natura della Chiesa. La Chiesa è la comunione di coloro che sono stati afferrati da Gesù Cristo e inviati a comunicare questo incontro a tutti gli uomini. Quindi il metodo, ecco il primo punto, del discernimento ecclesiale, del giudizio di comunione, è radicato nella natura di questa esperienza cristiana, del cristianesimo come esperienza che nella Chiesa, al di là dei limiti degli uomini di Chiesa, trova il suo permanente alveo educativo, mater et magistra. Allora facciamo il quarto passo, il soggetto del discernimento ecclesiale e del giudizio di comunione. Alla domanda chi è la Chiesa, l'ho già un po' anticipato, si risponde adeguatamente esplicitando la sua natura di soggetto, in cui la singola persona non è mai assorbita dal collettivo. Un grande teologo e pensatore, forse il più grande teologo cattolico del secolo scorso, che ho avuto il dono e la fortuna di conoscere a fondo, von Balthasar, scrive: cos'è la Chiesa? E risponde: la Chiesa è l'unità di coloro che, schieratisi intorno al Sì Immacolato di Maria e formati da questo Sì, sono disposti e pronti a fare in modo che abbia a realizzarsi la volontà di salvezza di Dio su loro stessi e su tutti i fratelli. Guardate, la Madre di Dio appare come il nucleo personale della Chiesa. Questo rende possibile affermare che la Chiesa in Maria precede sempre, ognuno di noi precede il singolo, però nello stesso tempo il singolo, cioè ognuno di noi, entrando nella Chiesa, non diventa membro di una generica unità collettiva, ma fa parte di una comunione che ha il suo modello nella vita del mistero trinitario. Come aveva già prefigurato Guardini con la sua celebre espressione che la Chiesa deve rinascere nelle anime, così la Chiesa avviene veramente nella persona, in ognuno di noi, nella persona che appartiene per grazia e per fede al popolo di Dio. Dio, in Gesù Cristo, per comunicare la verità, come diceva lo Scemer, ha fatto una scelta impensabile, inimmaginabile. Non solo si è incarnato, ma ha deciso di passare dalla libertà degli uomini per andare incontro agli uomini. Ha deciso di aver bisogno di noi, di aver bisogno degli uomini. Questo era, secondo Scemer, la meraviglia delle meraviglie. E lo mostra bene la vicenda del suo figlio incarnato, morto e risorto per noi, che pur essendo la verità vivente e personale, si è offerto a tal punto alla libertà dell'uomo da lasciarsi crocifiggere. Da quel momento, anche per i suoi, l'unica strada, cioè per noi, l'unica strada percorribile per incontrare i fratelli uomini è l'autoesposizione. Uso questa parola per non usare quella troppo consumata ma bellissima di testimonianza. Non c'è altra strada. Mettendo in campo contemporaneamente l'ossequio dovuto alla verità e l'accoglienza integrale della libertà dell'altro, di qualunque altro, qualunque sia il ceto, la razza, la cultura, la religione a cui appartiene, la testimonianza costituisce il modo di una possibile integrazione dei differenti nella Chiesa, che dovrebbe la società civile, con le debite distinzioni, guardare di più a questa capacità universale cattolica della Chiesa, che la Chiesa ha di integrare nella comunio di tutte le chiese particolari che sono all'immagine della Chiesa universale, uomini e popoli di diversa natura. Quindi le domande che uomini e popoli, uomini e donne di altre religioni, di altre culture,
culture pongono noi cristiani in questa situazione di passaggio che io chiamo di meticciato di civiltà e di culture, potranno trovare risposta adeguata solo se noi non rinunceremo a farci carico della loro libertà e non saremo disposti nello stesso tempo a pagare di persona per rendere testimonianza alla verità. Quindi, per capire il soggetto del discernimento e del giudizio, dobbiamo cogliere la natura personale della Chiesa. In un testo che ho scritto qualche anno fa, intitolato appunto Chi è la Chiesa, io parlo della necessità di concentrare l'esperienza della Chiesa in chiave antropologica e in chiave sacramentale. Ma per comprendere fino in fondo il soggetto, dobbiamo situarlo nel mondo, nella storia. Le nostre comunità ecclesiali, nella misura in cui sono luoghi di autentica esperienza e di comunione, possono riproporre a chiunque l'invito di Gesù ai due: venite e vedrete. Dico sempre, fin da quando ero sacerdote ai giovani, dico sempre che il grado di apertura delle nostre comunità si vedrebbe se qualcuno, passando da qui stasera, sentendo che uno parla, e entrando qui dentro con un minimo di buona educazione, di tatto, quindi di attenzione e di ascolto, dovrebbe sentire risuonare nel suo cuore l'invito: vieni e vedi. Questa deve, la Chiesa è missionaria, non è così. Se tu puoi dire all'amico con cui lavori tutti i giorni che ho mangiapreti, vieni e vedi. Se tu puoi dire alla famiglia che è in difficoltà, ma prova a venire a vedere, insomma, questo è molto importante. Quindi il fatto cristiano è sempre l'evento di Cristo che attraverso di noi è offerto qui ed ora alla mia libertà, la riempie di letizia, e quando uno è lieto, inesorabilmente comunica. Per cui uno dà solo ciò che è, e se ha un'esperienza bella nel cuore, la comunica con lo stile di vita, anche senza dover necessariamente ricorrere alle parole. Si illumina così la questione tanto dibattuta in tutta la seconda metà del Novecento dai teologi, e ancora ripresa oggi sotto diverse formulazioni, del rapporto tra Chiesa e mondo. Cioè, la Chiesa appare definibile, se la concepiamo rettamente, chi è la Chiesa come un soggetto, solo in base a una duplice e costitutiva relazione. È un'ellisse la Chiesa, non è un cerchio, ha due fuochi che non possono mai congiungersi. Cristo da una parte e il mondo dall'altra parte. Ecco i due fuochi, Cristo e il mondo, verso cui è continuamente e essenzialmente inviato. Da qui deriva una conclusione fondamentale: separare la Chiesa dal mondo è un'impresa vana, oltre che artificiosa, è un'impresa destinata, come purtroppo le vicende storiche e non poche elaborazioni teologiche documentano, un'impresa destinata a suscitare gravi malintesi. Chiesa e mondo sono come i due poli di una pila, sono una polarità storicamente insuperabile. Se uno dei due poli viene meno, la pila non funziona più. All'interno del mistero, dell'unico disegno del Padre. Allora, l'originario e inscindibile legame della Chiesa con il mondo ci impedisce, dovrebbe impedirci, di considerarla come una realtà precostituita che si costituisce in sé senza rapporto con la storia, che poi sarebbe da trasferire nel mondo come in una regione straniera, quasi come una sovrastruttura che si aggiunge dall'esterno al mondo. Guardate che dire queste cose vuol dire dare un giudizio su come viviamo nelle nostre parrocchie, nelle nostre associazioni, nei nostri movimenti. Tutti siamo dentro questo limite e questo difetto. Facciamo bastioni non più come quelli che facevano i nostri antenati con le pietre, con i mattoni. Facciamo bastioni nel nostro cuore, nella nostra mente. Facciamo bastioni di cultura intellettuale. Ne deriverebbero, se fosse
fosse così, se la Chiesa fosse una sovrastruttura che si aggiunge dall'esterno, tra l'altro, come purtroppo successe e succede, ne deriverebbe la sua inesorabile inicidenza e, per finire, la sua inutilità. Una cosa che non incide più si tende a scomparire dallo sguardo, va ai margini lentamente e dopo un po' uno decide che è inutile. Il dramma delle generazioni intermedie nelle nostre chiese lombarde, e non solo, dei 25-50 anni, non sono contrari, non vedono più il rapporto tra Cristo e la Chiesa e il loro quotidiano, non vedono cosa c'entra, allora pensano che sia inutile. Invece la viva edificazione della Chiesa ha a che fare con la storia in maniera costitutiva, con uomini toccati al cuore della propria libertà dal dono dell'evento di Gesù Cristo. Noi siamo uomini tra gli uomini, non ci sono i lontani. Questa storia dei lontani dobbiamo finirla. Non c'è nessuno che è lontano nel quotidiano, come dirò fra poco, dagli affetti, dal lavoro, dal riposo. Tutti gli uomini hanno a che fare tutti i giorni con questo. I nostri compagni di lavoro, di scuola, nel quartiere, nel condominio, fanno questa esperienza comune anche a noi. Noi cristiani la facciamo come tutti. E Cristo è venuto per farci compagnia nel quotidiano. Allora i cristiani sono segnati e a tal punto trasformati nel ritmo quotidiano degli affetti, del lavoro, del riposo, dalla sua presenza, da comunicarla di fatto gratuitamente a quanti entrano nel rapporto con loro. Se non la comunichiamo, perché non la viviamo? Non c'è bisogno di fare teorie o strategie sulla missione. La missione non è una strategia. Noi invece ci facciamo il mito dei lontani, quelli che venivano prima eravamo, quante volte nella vita pastorale, siamo diventati pochi, com'è difficile, sono lontani, allora ci mettiamo lì, sono lontani, facciamo una strategia per raggiungere. Auguri. Uno si lascia toccare, se è toccato attraverso la tua testimonianza, nella sua mente e nel suo cuore, dalla potenza dello Spirito. Non perché tu fai una strategia per catturarlo, siamo mica un partito, noi non abbiamo bisogno di agire proprio. Noi non viviamo di egemonia, non dobbiamo conquistare nessuno, dobbiamo proporre ciò che siamo. L'essenza della Chiesa quindi è intimamente missionaria, perché il Regno cresce quasi germogliando dal suolo del mondo e gli uomini ne sono, che lo sappiano o non lo sappiano, coagonisti, perché il protagonista è Gesù Cristo, che mostra questa unità originaria di Chiesa e mondo nel disegno di Dio, perché in Lui e attraverso di Lui il Regno dei Cieli è definitivamente in atto nella storia, un già e un non ancora. Vista così, la Chiesa, sempre santa, anche se composta da peccatori, ma Maritain distingueva bene tra la persona Chiesa e il personale della Chiesa. Diceva che la persona Chiesa è santa, il personale è fatto di peccatori. La Chiesa vista così diventa la forma del mondo, forma mundi, dicevano i padri, cioè la figura splendente del mondo salvato. Questo quanto al soggetto. Adesso facciamo un altro passo, se riesco a star dentro, il contenuto del discernimento di ecclesiale del giudizio di comunione. Da quanto stiamo dicendo si può sinteticamente concludere che il contenuto del discernimento ecclesiale del giudizio comune è la realtà in cui tutti siamo immersi, in piena solidarietà con i nostri fratelli uomini. Come diceva Papa, bisogna andare al fratello uomo. La realtà considerata nella sua integralità, senza censurare o dimenticare nessuno dei suoi elementi. I nostri giovani vanno via perché non facciamo questa proposta integrale. La nostra educazione non è la relazione di tutto l'io con tutta la realtà, ma facciamo delle proposte parziali, per giunta per lo più moralistiche. Tu devi, ma non diamo la ragione per cui io devo. E come fa un ragazzo in un mondo così a venirti indietro se non gli dici perché? Se ci fosse il tempo sarebbe interessante parlare di come viene, noi proponiamo il rapporto uomo-donna. C'è la dimensione affettiva che è costitutiva della vita di ciascuno di noi, ma il tempo non c'è. Quindi la realtà considerata integralmente,
senza censurare o dimenticare nessuno dei suoi elementi, secondo la più bella definizione di critica che si può trovare nella prima ai Tessalonicesi 5:21, data da Paolo: esaminate ogni cosa, pantadochimazete, tenete ciò che è buono. Questo è l'atteggiamento critico. Io non ho mai trovato una definizione più potente di questa: esaminate ogni cosa per trattenere ciò che è buono. Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo di Dio. I criteri con cui il tutto è mio, la distanza critica di colui che è immerso nella realtà, ma che non è carnale, è spirituale. Ora, esaminate ogni cosa, torna il verbo del discernimento, lo chiamate. E queste parole ci offrono la misura del contenuto del discernimento. Su cosa l'esperienza cristiana fa discernimento? Su ogni cosa, su tutta la realtà, per come io la incontro. Senza nulla temere, perché certi che la storia è guidata con sapienza dal Padre che ha un disegno buono per i suoi figli. In questo senso, sulla scia di un preciso suggerimento della fine Serrazio, sono solito parlare, questo è il punto più difficile di quel che sto dicendo, di logica sacramentale della rivelazione cristiana. Il cristianesimo ha, in ogni suo aspetto, è sacramentale. A partire dai sacramenti è sacramentale. Cosa voglio dire con questa espressione? Voglio esprimere la convinzione che tutte le circostanze, tutti i rapporti, sia le circostanze favorevoli che quelle sfavorevoli, sia i rapporti facili che quelli difficili, tutte le circostanze e i rapporti che formano la trama dell'esistenza umana sono iscritti nel disegno unitario di Dio, su di me, su di noi. Per questo circostanze e rapporti rappresentano, si deve dire una parola difficile, analogicamente, cioè in parti uguali, in parti diverse, il sacramento. Le circostanze e i rapporti sono il sacramento di Dio trascendente che interpella la mia libertà. Stiamo vivendo una circostanza, siamo immersi in una trama di rapporti. L'amicizia con Don Roberto, la chiesa di Mantova ha portato qui me. Ebbene, questa circostanza e questo rapporto è la modalità con cui Dio interpella la tua libertà e la rende vocazione. Ti domanda di giocarti con Lui. Altrimenti Dio sarebbe un'astrazione, Gesù è il sentimento estremo del mio cuore o è un'idea che sta in cima ai miei ragionamenti. No, Gesù è un fatto. E come si manifesta Gesù? Cosa rivela Gesù? Rivela che ogni circostanza e ogni rapporto, in quanto viene da Dio, è una provocazione, ti mette davanti una chiamata a cui tu devi rispondere. Questa è la logica dell'incarnazione. E questa dice un fatto molto importante: che la vita del cristiano è vocazione. Uno degli aspetti per cui non abbiamo scarse vocazioni religiose e sacerdotali è che mettiamo il carro davanti a noi. Noi facciamo i gruppi, gli uffici della pastorale vocazionale. Ma se un giovane e una giovane, anche un adulto, non capisce che prima di tutto è la vita che è vocazione, in ogni circostanza, questo incontro è un momento di vocazione. È Dio che ti interpella e ti chiede di dirti sì. Se non si capisce che la vita è vocazione, non è possibile individuare i segni oggettivi che Dio manda perché tu possa decidere il tuo stato di vita.
Quindi non si può mettere la pastorale vocazionale indipendentemente dalla pastorale giovanile, in cui uno fa un'esperienza profonda del cristianesimo e non vive la vita come vocazione. Rischiamo di prendere solo le personalità, non è sempre così, più fragili, che non sanno che cosa fare. Quindi questo è molto importante. È molto importante capire quest'idea della vita come vocazione all'interno della quale uno legge la trama di segni. La mancanza della concezione di vita come vocazione si vede bene nel dramma dei preti che faticano o delle famiglie che si rompono. Perché cosa succede? Anziché leggere l'ultima cosa che capita alla luce della storia dei segni precedenti, si fa il contrario. Cioè, un prete fa il prete da 20 anni, si innamora e tratta romanticisticamente questo fatto che Dio comunque gli manda, lo tratta come l'idea con cui giudica una storia di 20 anni, mentre è il rovescio che devo fare. Come si innesta questo fatto? Cosa mi vuol dire di la volontà di Dio con questo fatto? Essendo io uno che ha vissuto e che vive la vita come vocazione e che ho compiuto una certa scelta per sempre sulla base di una trama di segni, di una storia di sé, abbiamo l'idea sbagliata ed astratta della vita come vocazione e dello stato di vita, e questo dipende dalla mancanza di rapporto tra ciò che chiamiamo discernimento e giudizio di comunione con l'esperienza cristiana e con la vita come vocazione. Allora facciamo il penultimo passo, salto parecchie pagine perché altrimenti non rubo il tempo, perché ho cominciato a parlare alle 9:06, mi sono fissato di arrivare alle 10:03, 10:04, non voglio starci dentro. Allora come si attua? Ecco il passo, vi ho detto il metodo del discernimento ecclesiale, del giudizio di comunione, il soggetto che lo fa, il contenuto, e adesso ci diciamo come si attua. Sono solo gli schemi per titoli che voi avrete modo di approfondire. Gli atteggiamenti che stiamo esaminando, cioè li chiamo così perché sono un fatto di esperienza, gli atteggiamenti della comunione ecclesiale, del giudizio di comunione, del discernimento ecclesiale, hanno, abbiamo detto, la loro origine nell'esperienza concreta della comunione ecclesiale, nella vita della tua parrocchia, nella vita della tua diocesi. Fate il sinodo per crescere in questo. Ed è molto importante precisarlo bene, perché normalmente in una espressione l'aggettivo, e le nostre due fattori hanno tutti un aggettivo, discernimento ecclesiale, aggettivo, e giudizio comunionale, di comunione, l'aggettivo rischia di rappresentare un elemento secondario che viene lasciato scivolare via, che viene rimosso. Questo non è il caso del discernimento ecclesiale e del giudizio di comunione. Questi infatti sono il frutto maturo di un'esperienza ecclesiale in atto. Allora, per poter discernere, è anzitutto necessario verificare come la vita, passo dopo passo, in forza della trama dei segni che la provvidenza offre alla mia obbedienza libera, la vita sveli la storia progressiva della mia vocazione nel tempo. Il discernimento e il giudizio implicano dunque la vita come vocazione che chiede l'adesione ad una trama di segni, tracce oggettivamente identificabili nell'esistenza di un uomo libero. Solo se è chiaro questo nesso con l'esperienza e se si concepisce la vita come vocazione, si libera la parola discernimento da quella ambigua interpretazione che la riduce a una sorta di analisi psico-intellettuale, spirituale previa, fatta a tavolino, e finalmente restituisce alla parola discernimento il suo significato originario, quello paolino, di vaglio consapevole e critico. Se il discernimento è il frutto dell'esperienza ecclesiale,
allora scaturisce da essa attraverso il giudizio inteso come un costante atteggiamento di verifica. Vagliate ogni cosa. E questo perché l'esperienza ecclesiale si gioca nell'incontro tra la libertà del fedele e la realtà attraverso la quale la provvidenza, in una trama di segni oggettivi, gli viene incontro e lo provoca ad aderire. Abbiamo fatto l'esempio della nostra assemblea. Allora, io qui sostengo una tesi, la dico sempre con molta forza, una volta l'ho detto un convegno CEI sul fidanzamento, non sapete cosa. Per questa ragione il discernimento non può essere all'inizio di un cammino di verifica. Non può, se no diventa un fenomeno intellettualistico. Questo lo si vede bene a livello del discernimento della vocazione allo stato di vita, matrimonio, consacrazione. Perché se viene messo all'inizio, si cade in una delle due trappole opposte. O si prescinde dalla libertà di Dio, seguendo la strada della illusoria autodeterminazione, o si prescinde dalla libertà personale del fedele, che non può mai essere sostituita da nessuno, neanche dal più bravo dei padri spirituali. E se si prescinde dalla libertà del fedele, lo si aliena, perché lo si strappa a se stesso. Allora cos'è il discernimento ecclesiale? È il compiersi, è l'attuarsi di un lavoro continuo di giudizio, di comunione. Ecco perché ho messo insieme le due espressioni, che sono però inseparabili nella pratica. L'attuarsi di un costante giudizio di comunione, mediante la quale si mette in opera dentro l'esperienza ecclesiale della persona la verifica della sua relazione alla realtà, alle circostanze, ai rapporti. Quindi il discernimento è un atto conclusivo che possiede nello stesso tempo una dimensione personale, soggettiva e comunitaria. Lo stesso discorso sarebbe da fare sulla questione del discernimento dei cosiddetti segni dei tempi, che è la dimensione a cui il Concilio ci ha resi avvertiti in quanto comunità ecclesiale. Salto altre cose e mi concentro qualche minuto sul punto finale. Lo spirito, questo punto dell'attuazione è molto importante da riprendere, cioè e il nesso esperienza cristiana, esperienza ecclesiale, vita come vocazione, giudizio di comunione, discernimento ecclesiale. Questo è un percorso stabile. Altrimenti si combinano tanti guai. Invece noi siamo abbastanza per il discernimento. Io vado al mio padre spirituale, faccio il discernimento. Certo, il padre spirituale è molto importante, è decisivo, è necessario se si segue, però è come la punta di un iceberg. Non può sostituire di tutto. Deve tener conto di tutta l'esperienza della comunità e di come tu dentro la comunità verifichi di persona sulla tua pelle, verifichi il tuo rapporto quotidiano con le circostanze, i rapporti e la realtà. Allora si capisce. Questo devono fare i nostri seminari, questi devono fare i religiosi, questa è la preparazione al matrimonio. Questo lavoro, questo è ciò che il sinodo deve mettere a tema. Per concludere voglio dire qualche cosa circa appunto il contesto di nuova evangelizzazione in cui il tema che ho dovuto trattare va a situarsi. Nell'attuale frangente storico del nostro paese occorre riconoscere che l'indebolirsi del senso di appartenenza alla comunità cristiana spiega perché il soggetto ecclesiale vada sempre più perdendo la propria radicazione anche nella società civile e con ciò perde la sua natura popolare e tende ad articolarsi come un soggetto separato. Spesso ci auto-occupiamo
c'è una grande ricchezza di vitalità nelle nostre parrocchie, nelle nostre associazioni, nei nostri movimenti, in modo che quelli della mano, quelli che si coinvolgono, che vanno oltre la messa della domenica, e che vanno oltre a quelli del braccio, che la Chiesa nostra è come un braccio, che è uno ma è tre, l'avambraccio dei battezzati che si sono dimenticati, il braccio, l'avambraccio di quelli che vengono solo la domenica, la mano, che deve tendere a rimuovere tutto il resto, che siete voi ed altri intorno a voi. Tendiamo a collocarci come un soggetto separato, e una comunità cristiana come soggetto separato produce la figura del cristiano militante, l'ho detta prima. Eravamo tanti, siamo diventati di meno, ci sono i lontani, facciamo la strategia per raggiungere i lontani, questa è la militanza. Il soggetto militante elabora strategie, cerca tecniche efficaci per riprendere il nesso con la società da cui forse senza accorgersi si è separato, come uno che taglia dall'albero il ramo su cui sta seduto. E la logica non cambia se la strategia militante sceglie la strada del trionfalismo piuttosto che quella della diaspora, se sceglie di fare la lampada sopra il moggio mettendola in alternativa con il lievito e con il sale, o se sceglie di fare il lievito e il sale mettendola in alternativa con la lampada sopra il moggio. Ma la missione non potrà mai, non è mai venuta dalla militanza. Perché? Perché nessuna organizzazione può produrre la vita. La vita viene solo dalla vita, e l'organizzazione o è al servizio della vita o ammazza la vita. Nessun evento, e quello di Gesù è un evento, può comunicarsi se non attraverso un altro evento. E l'altro evento è la tua testimonianza, è la nostra testimonianza. Che fare allora? La proposta è affascinante ma radicalmente impegnativa. Si tratta di rigenerare il popolo di Dio attraverso la nostra personale e paziente educazione alla bellezza del fatto cristiano. Allora ogni fedele, in quanto parte di questo popolo santo, sarà in grado di incarnare la Chiesa, dimora di vita dell'uomo nuovo negli ambienti dell'umana esistenza. Ora, tre condizioni che cito solo per titoli: mostrare nei fatti quanto sia perniciosa la tendenza oggi assai diffusa a disincarnare l'esperienza cristiana in nome di uno spiritualismo equivoco. Secondo, disponibili a lasciarsi educare alla testimonianza sempre. Saranno sempre educabili da Dio. Giovanni 6, 45, che ripete il profeta. Educarsi alla testimonianza e non alla militanza. Terzo, avere il coraggio di proporre a tutti i nostri fratelli uomini, in tutti gli ambienti e situazioni di vita, in tutte le circostanze, in tutti i rapporti, il tesoro straordinario che abbiamo incontrato in Cristo. Allora concludo citando una bella affermazione di Sant'Agostino, che descrive la bellezza di questa esperienza ecclesiale da cui sgorga gratuitamente, pieni di gratitudine, l'energia della nostra testimonianza missionaria. Dice Agostino: così è la Chiesa di Dio. La bellezza dell'esperienza ecclesiale in alcuni santi compie miracoli, in altri santi dice la verità, in altri custodisce la verginità, la comunione dei carismi, in altri ancora custodisce la pudicizia coniugale. Chi parla ancora oggi ai nostri ragazzi di pudore, di pudicizia? In altri santi questo, in altri santi quello. Ecco la grande frase: ciascuno compie l'opera propria, ma tutti vivono parimenti. Ciascuno compie l'opera propria, ma tutti vivono parimenti. E quello che è l'anima per il corpo dell'uomo, ecco il vostro tema, lo è lo Spirito Santo per il corpo di Cristo che è la Chiesa.
Se dunque volete vivere di Spirito Santo, conservate l'amore, amate la verità, desiderate l'unità. Questo è il mio augurio per il vostro sinodo. Grazie. Ci dà un via impegnativo, perché è molto, per una strada molto lunga, e dovremo per forza lavorare insieme, aiutandoci, perché è facile altrimenti fermarci troppo presto oppure prendere delle strade più piccole. C'è spazio per un po' di domande. Tre, alle quali risponderà poi tutte insieme. Per cui se qualcuno vuole prendere il microfono e osare qualche richiesta di chiarimento oppure qualche approfondimento, ne diamo la possibilità. Ma veramente poi avremo noi la possibilità anche durante tutto l'anno di entrare su queste dinamiche e su queste riflessioni. Però intanto per iniziare. Lei è stato vescovo di Grosseto, mi pare per 3-4 anni, e penso abbia conosciuto l'esperienza di Don Zeno Saltini, sì. Nomadelfia. Può essere un esempio di vita cristiana anche ai nostri giorni, una città della fede, dell'esperienza concreta, che prescinde addirittura dai soldi piccoli, che però agisce nel campo della fraternità cristiana? Questa è la mia domanda. Grazie. Altro? Se ci sono, anche conosco. Dovrei andare fino a Milano, si parte prima di lì. Soprattutto, no, però io chiedo sempre uno spazio di dialogo, perché è un atto di carità verso il relatore, rendersi conto se è riuscito a spiegarsi o se non è riuscito. Qualcuno, certi passaggi uno non si è spiegato bene. Dicevo sempre ai miei studenti, io ho insegnato all'università per 40 anni fino a Venezia, che la domanda più intelligente che in 40 anni di università ho trovato è: professore, non ho capito. La più intelligente di tutti. Le altre erano sempre sotto di livello. Quindi non bisogna avere vergogna. Va bene, allora rispondiamo a questa domanda del signor Umberto. E appunto la citazione finale di Agostino dà la risposta. Lo Spirito arricchisce costantemente la Chiesa di tanti suoi carismi, ha una fantasia straordinaria. Se noi guardiamo tutti i santi, hanno sempre avuto dei continuatori, perché la loro modalità di partecipazione alla potenza dello Spirito nella vita della Chiesa suscitava, attraverso la bellezza, ammirazione e desiderio di sequela. L'esperienza di Don Zeno è certamente un santo, spero che anche il processo di beatificazione possa continuare, era una di queste. Era certo quella di Zeno, io l'ho vista dall'interno nella sua fase già di assestamento difficoltoso, e era un carisma iperradicale, cioè l'idea di costruire fisicamente una città, questo hanno fatto a Nomadelfia, una città la cui legge fosse la fraternità, con un radicalismo assoluto. Vivono in
in ambienti prefabbricati, con queste mamme di vocazione che adottano bambini in difficoltà, famiglie insieme. A differenza dei pagani, diceva Don Zeno, hanno in comune tutto tranne il letto. I pagani facevano il contrario. Quindi è certamente una delle tante possibilità. È chiaro che, come tutti i carismi di fondazione che danno poi vita a delle esperienze che si prolungano nel tempo, pensiamo ai grandi carismi di Agostino, di Francesco, di Domenico, eccetera, sono dentro la grande sinfonia della Chiesa, perché ciò che è persuasivo e convincente per te lo è meno per me è convincente e persuasivo un altro carisma, un altro dono. Uno può sentire in De Foucault un punto di espressione potentissima e straordinaria, e un altro lo sente invece non in chi si sprofonda nel silenzio totale vivendo di pura adorazione, questo è De Foucault, ma nel girare il venerdì sera le piazze annunciando Cristo, invitando i giovani ad entrare in chiesa, oppure è un altro carisma. E uno, quando la Chiesa non è vissuta secondo il ritmo della comunione, dell'esperienza che genera la verifica ecclesiale che arriva fino al discernimento, allora nasce questa opposizione tra carismi per cui ognuno deve imporre il suo agli altri. Ma perché ti senti defraudato se io ho un altro stile di vita, se sono affascinato da un altro modo di star dentro l'unica realtà? La questione della comunione è la questione impellente. Io dico sempre ai miei preti che insomma le due colonne d'Ercole del cristianesimo quali sono? Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Le piccole beghe delle nostre parrocchie, dei nostri movimenti tra di loro, dei nostri gruppi. Ah, qui si è sempre fatto così, adesso arriva quello là, vuol fare cosa? Basta, io non vedo più, io mi dimetto. Io dicevo sempre fin dal Grosseto, ho sempre nominato, guardate, se vi dimettete io le accolgo le dimissioni. Subito, e non illudete che mi faccia la corte per star dietro, io le prendo. Quindi amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. E l'altra colonna d'Ercole, Paolo, nel dolore lieti. Scopri che il marito ha il tumore, un figlio muore improvvisamente per strada, un figlio dopo 6 mesi di matrimonio è piantato dalla moglie. Come si fa a tenere una letizia del cuore dentro queste condizioni? Eppure la presenza dello Spirito potente di Cristo dice questo. Allora io dico sempre ai preti che la comunione è un a priori, non può mai essere messa in discussione, neanche di fronte alle circostanze sfavorevoli, neanche di fronte ai rapporti più problematici e più difficili. La comunione domanda una stima a priori, a costo del sacrificio, della sofferenza, dell'ingiustizia, dell'umiliazione. Perché finché Dio ti chiama a star lì e ti dà quella prova lì, vuol dire che ti sta convertendo attraverso quella prova lì. So bene che non sto dicendo una cosa facile, ho costato ogni giorno sulla mia pelle, che non è una cosa facile, però questo è il cristianesimo. E gli uomini, le donne del nostro tempo, come noi, sono colpite di fronte ai cristiani che vivono interamente. Perché il Papa sta colpendo in questo modo tutta l'umanità?
perché è così nella sua testimonianza. Non c'è frattura tra ciò che dice e quello che fa. Gesù, dicevano, parlava con autorità. Questo parla perché? Perché era coinvolto in ciò che diceva. Quindi, ecco, perciò l'esperienza di Don Zeno è un'esperienza ammirevole, bellissima. Io non l'avrei mai scelta. Ma questo non sminuisce quell'esperienza lì, capisci? Perché ognuno di noi è chiamato dallo Spirito secondo la sua fisionomia. Ecco che la Chiesa deve essere un concerto, una sinfonia in cui ogni nota brilla. E il compito della nuova evangelizzazione è il meticciato, che è anche un mescolamento di religioni, è un fatto, un processo, ha bisogno di questa sinfonia. Del resto la preghiera di Gesù che sia una cosa sola perché il mondo creda. E se non siamo una cosa sola, quindi questa è una raccomandazione molto importante. Posso essere chiamato dal Signore a dover reggere un rapporto anche molto ingiusto. Ho scoperto che a Milano c'è una comunità molto bella, adesso non so ripetere il nome, che si chiama Fedeli al Sacramento. Sono circa 200 uomini e donne che sono stati lasciati dai mariti e dalle mogli, che si impegnano a stare fedeli al Sacramento. E vivono di questo. Una circostanza terribilmente sfavorevole, magari carica anche di rapporti ingiusti, però in nome del disegno di Dio su di loro, tengono al sacramento, alla fedeltà su cui si sono basati, perché Cristo ne era la garanzia che ha dato. Non dico che tutti riescono, possono fare così, però ci sono questi segni nella Chiesa. Noi vescovi lo vediamo tutti i sabati e domeniche girando le nostre parrocchie, quando vedi due vecchietti traballanti e ti vengono vicino con un grande sorriso, eminenza, quest'anno 60 anni di matrimonio. È uno spettacolo, è una cosa bellissima, i nostri ragazzi non sanno cosa perdono. Ma noi cosa testimoniamo? Quindi, grazie, coraggio e buonanotte.